buonasera a tutti. Ancora una volta il vostro mago Chiappe Strette vi presenterà un paio di marmocchietti scassaminchia che si sfideranno a colpi di canzoni in quello che è il Tekken della canzone per bambini italiana, lo Zucchino Morto. Una sola passerà però il turno, sì. E a decidere saranno i fuori di melone della giuria di qualità, per modo di dire qualità, dello Zoo di 105, che salutiamo. Ciao, ciao ragazzi, ciao, ciao, ciao. Passiamo subito alla gara senza perdere tempo, che qua non mi pagano neanche i contributi. Allora, forza, voliamo col primo bambino in gara, che si chiama Riangelo. Ciao, ciao. Allora, prima domanda, ma come cazzo si chiama? Mamma era fan di Rihanna e papà aveva un amico che si chiamava Angelo, cantante di neomelodica e principe dei matrimoni. E siccome loro sono il meglio, mi hanno chiamato così. Mo, bravi genitori che fondono le culture diverse con queste onomastiche interculturali. Devo dire che ti hanno messo proprio il ritmo e la neomelodia nel nome. E allora, Riangelo, una domanda: cosa ne pensi della musica autogenerativa? Ma io non so che cosa sia, io ho solo 8 anni. E vabbè, dai, sei favorevole o contrario alle intelligenze artificiali applicate all'eugenetica? Favorevole. E certo che sei favorevole, perché se si potessero applicare l'intelligenza artificiale all'eugenetica, i tuoi genitori ti avrebbero fatto parecchi più dritti di come sei adesso. Va bene, allora, sentiamo la tua canzone. Stasera Riangelo ci canta La Maestra Sporcacciona. Vai! Ma no! Sei lo sceneggiatore perverso di Netflix, una marachella che si trasforma in sputtanamento. È eccezionale! Sa tanto di scandalo italiano, fenomenale! Ma adesso andiamo a conoscere il secondo bambino, che si chiama Ibrahim. Buonasera a tutti! Allora, Ibrahim, anche per te una domanda al volo. Che classe fai? Sono al primo anno della specialistica in marketing. Ah, attenzione, qui abbiamo proprio uno scienziato alla fuffa. E allora, Ibra, spiegaci come funziona il marketing. Che mentre canto la canzone spingo il prodotto, ma in maniera ingenua, così non sembra, ma il messaggio passa per il suo strato inconscio. Oh, ma chi lo doveva dire? Qui abbiamo proprio il topo Gigi della PNL. Signori, se ha 7 anni questo è così, a 12 anni altro che Elon Musk. Elon Musk coloso diventa questo, con le mazzette di soldi al posto dei bicipiti proprio. Va bene, allora Ibrahim, il palco è tuo. Ibrahim ci canta Sputa Palline. No, Sputa Palline. C'è mio cugino che mi fuma in faccia e mi fa protestare. Lui è un mago di magia visuale e preso i zigomi senza farsi notare, riesce a fare scomparire e dopo materializzare nelle palline bianche e blu. Con i suoi amici una grande crew gli sputa palline. Gli sputa palline. Giocolieri delle seratine. La la. Questa canzone che parla della magia e dell'integrazione sociale basata sugli effetti speciali. Ma non perdiamo un secondo, è il momento del verdetto. Chiediamo alla giuria dello Zoo di 105: quale canzone passerà il turno?
Io sono un po' combattuto. Riangelo. Io voto Ibrahim. Riangelo. Benissimo. E allora vince la puntata Riangelo con la maestra sporcacciona. E riascoltiamo la canzone. La maestra sporcacciona come salta su Pornhub. Fa le webcam in diretta con Giubilo e Larita. Si titilla e si carezza e si cucina. Appuntamento con lo zucchino morto finisce qui. Ricordate che ci potete trovare su tutti i social network e ovviamente nei quartieri disagiati dove vivono la maggior parte dei nostri concorrenti. Grazie alla giuria. Ciao ragazzi. E grazie anche a voi che anche questa volta avete seguito questa competizione canora senza chiamare le forze dell'ordine. Grazie ancora e dalla prossima puntata. E ricordatevi che fumare le canne fa male, ma solo se dopo dovete andare a lavorare. Ciao.